Una busta anonima, all'interno un proiettile con un indirizzo ben preciso, la ricevuta al direttore del quotidiano Il Tirreno, la minaccia in stampatello. Se Alfredo Cospito muore, i giudici sono tutti obiettivi, si legge. 2 mesi senza cibo, fuoco alle galere. Fiamme che sono arrivate a lambire anche questo commissariato a Roma, zona Prenestina, colpito da un lancio di Molotov nella notte in cui da Torino a Trieste e a Roma gli anarchici sono scesi in piazza in solidarietà con il loro compagno al 41 bis. A Trastevere, nella capitale, per 3 ore gli agenti in tenuta antisommossa si scontrano con i manifestanti. Il bilancio è di un poliziotto ferito, 41 persone identificate e denunciate. Solo l'ultimo blitz di un movimento da mesi in lotta per denunciare le condizioni di Cospito. È suo il nome sui muri imbrattati del consolato italiano a Barcellona, dopo le auto del personale diplomatico incendiate prima ad Atene, poi a Berlino. Una galassia, quella anarchica, in espansione. Un'escalation che non si ferma, così come la richiesta di liberare dal 41 bis l'anarchico in sciopero della fame da 102 giorni, detenuto nel carcere di Sassari, dove anche oggi un presidio è tornato a protestare fuori dalle mura. Un'azione non violenta, a differenza delle altre, tutte sotto la lente della nostra intelligence e della procura, che attende le informative per passare tutto all'antiterrorismo, al Viminale, in settimana, un vertice con gli esperti degli apparati di sicurezza. Noi siamo certamente